Buongiorno, buongiorno traders, buongiorno a tutti, buon mercoledì. Allora, partiamo come consuetudine da quelli che sono stati gli appuntamenti più importanti della giornata di ieri. E beh, eh, se qualcuno aveva il dubbio che le notizie non fossero importanti per i mercati, ricorderete che ne abbiamo parlato anche i giorni scorsi, sottolineando come i movimenti di risk off e risk on fossero legati ultimamente a notizie soprattutto eh, riconducibili al piano di aiuti fiscali negli Stati Uniti, beh, ieri abbiamo avuto la riprova che queste notizie sono fondamentali. Abbiamo parlato della salute di Trump, eh, qua si potrebbe aprire un capitolo a parte perché Insomma, eh, Trump è uscito all'ospedale, è tornato alla Casa Bianca e c'è chi sostiene che sia stato tutto un, eh, un, un piano ideato per cercare di risollevare i consensi elettorali che, stante alcuni sondaggi di ieri, vadrebbero Trump. 20 punti sotto rispetto a Biden eh, sarebbe veramente una sconfitta epocale se dovessero essere confermati questi dati ma manca eh, poco meno di un mese al risultato delle elezioni quindi eh, sappiamo fin troppo bene che i sondaggi lasciano il tempo che eh, trovano Fatto sta che Trump insomma, è tornato alla Casa Bianca, si stava parlando ripetutamente dei colloqui tra repubblicani e democratici, ieri si erano rincorse un po' di notizie proprio su questi colloqui. Soprattutto la Pelosi e Mnuchin avevano evidenziato come stessero procedendo un po' a rilento. Beh, e ieri è arrivata la mazzata finale perché Trump ha interrotto totalmente i negoziati rimandandoli a dopo le elezioni. Questo significherebbe che eh, si tornerebbe a parlare di eh, aiuti a dicembre. E ieri lo stesso Powell, ricorderete che avevamo evidenziato come nel pomeriggio di ieri appunto eh, fosse in programma il discorso di Powell, ha evidenziato ancora una volta come la politica monetaria deve essere sostenuta da un piano fiscale ad hoc da parte del governo americano. Quindi quella di ieri è stata una vera e propria mazzata che ha avuto delle ripercussioni notevoli sui mercati. E ora andremo a vedere quello che è successo perché va detto che oggi potrebbe essere una giornata veramente chiave. Una giornata chiave perché ci aiuterà a capire se la propensione al rischio ha dei fondamenti che vanno al di là del piano fiscale oppure se è stata proprio l'aspettativa degli operatori sull'approvazione di questo benedetto piano fiscale a sostenere le recenti fiammate della propensione al rischio. Perché dico che sarà una giornata chiave? Perché rispetto a quanto è successo ieri, ieri ci sono state vendite profonde sull'azionario, quindi c'è stato un rafforzamento del dollaro, ma stamattina questo movimento si è già arrestato con i rendimenti obbligazionari che stanno salendo e conseguentemente un dollaro che rispetto al rafforzamento di ieri sta evidenziando nuovamente una frenata. Eh, ecco quindi che non appena entreranno in scena i trader americani avremo molto probabilmente una risposta su quello che potrebbe essere l'andamento dei mercati da qui a fine anno. Anche se dobbiamo ricordarci che, eh, essendo all'interno del periodo della finestra elettorale, eh, nulla toglie che si possa proseguire sulla falsa riga delle ultime settimane, quindi. Molta volatilità, ma poca direzionalità, soprattutto sull'azionario. E adesso, proprio andiamo a vedere graficamente che cosa ci propone l'SP500. Che ora vi mostro qui sulla piattaforma di TradingView perché, insomma, quello che è successo ieri lo vedete. Questa è la candela di ieri. C'era stato un tentativo di rottura definitiva di quest'area di resistenza, un tentativo che avevamo già avuto nella giornata del 16 settembre che non era andato in porto, in realtà già va detto il 9 e il 10 settembre avevamo provato a recuperare l'area dei 3400 punti e anche ieri il tentativo è stato abortito dalla notizia ovviamente che vi ho riportato vendite profonde, quelle di ieri che hanno portato a una perdita sull'S&P 500 qua vediamo un meno 1,72%, questo è un CFD ma possiamo andare poi a vedere anche quello che è accaduto sull'indice che ha perso un punto e 40%, se andiamo a vedere poi il, eh, il future, eh, insomma l'andamento è un pochino differente, eh, abbiamo avuto delle perdite anche ieri fatto sta che oggi comunque vedete che stiamo già recuperando perché in questo momento stiamo guadagnando un punto percentuale e vedete che ci siamo nuovamente riavvicinati alla soglia dei 3400 punti è innegabile però il fatto che siamo in una fase lateralità come abbiamo già detto ieri eh, compresa tra l'area dei 3300 punti circa e 3400 punti 100 punti di S&P che non sono pochi visto la pesantezza di questo indice, ma che comunque ci danno un'idea della lateralità che abbiamo in questo momento e che possiamo vedere anche all'interno del Nasdaq, perché anche il Nasdaq ieri è andato a ritestare questa resistenza, è venuto giù perdendo oltre il 2%. E vedete che oggi c'è un tentativo di recupero anche in questo caso siamo a un guadagno circa dell'1% quindi pomeriggio odierno che sicuramente sarà molto importante perché ci potrà dire se ci sarà un'ulteriore estensione del movimento di bassista e allora attenzione al supporto dell'SP in area 11.059 ma intorno all'area degli 11.000 punti e come abbiamo detto l'SP occhio all'area dei 3.300 punti il DAX ovviamente eh... Vedete, eh, si sta comportando di pari passo, ieri abbiamo avuto alla fin fine una perdita relativamente più contenuta, eh, oggi c'è stato un tentativo di recupero, ma già si vede un'ombra uh, rialzista piuttosto pronunciata, quindi pressione di vendita che eh, rimane. Il nostro Fuzzimib vediamo che si tiene comunque al di sopra dei 19.000 punti, addirittura 19.400 punti in questo momento, è quello che in qualche modo sta recuperando meglio tra gli indici europei o perlomeno tra quelli che io tengo sott'occhio e questo comunque è un elemento importante da tenere in considerazione. Se andiamo a vedere... Eh, il dollar index che eh, ovviamente ci dà un'idea di quella che è la situazione del dollaro e quindi delle coppie di valute principali dei cosiddetti cambi, Beh, ieri abbiamo avuto un engulfing rialzista e questo è un segnale da non trascurare perché tante volte abbiamo detto che la correzione da questo impulso che si era arrestato sull'area di resistenza intorno a 95 eh, era comunque tecnicamente valida. Siamo arrivati al livello di 93.40, eh, un vecchio livello prima di resistenza, ora di supporto. Eh, da qui c'è stato già un bel movimento rialzista, appunto vedete l'engulfing rialzista. Attenzione perché questo è un segnale da non trascurare che poi adesso andremo a vedere anche sulle valute. Prima però uno sguardo alle materie prime con il eh, gold, l'oro che è tornato a appoggiarsi sul supporto compreso tra 1880 e 1860, vedete che sta provando a rimbalzare, eh, però il trend in questo momento, diciamo che è ribassista perché sta facendo dei massimi e dei minimi decrescenti e così come il petrolio che sta seguendo bene o male l'andamento dell'azionario però ieri dopo aver registrato un massimo a 40.83 sfiorando i 41 dollari eh, anche oggi andate a ritestare questo livello di resistenza in area 40.27 vedete che sta reagendo al ribasso oggi avremo le scorte quindi un dato piuttosto importante ehm, però ripeto sta seguendo molto l'andamento dell'azionario quindi eh, dipenderà anche da quello che farà l'azionario eh, passando alle valute, il eh, dollaro yen, eh, che dire, eh, si sta rafforzando, quindi un dollaro in fase di rafforzamento rispetto alla valuta nipponica, vediamo che siamo arrivati all'area di 106, che è il livello che avevamo definito di resistenza, se dovesse rompere questo livello appunto di 106, qua effettivamente potrebbe anche provare un'accelerazione e riportarsi. Attorno all'area di 106,5 prima e poi 107 dollaro americano contro dollaro canadese. Ieri, engulfing rialzista. questo è molto interessante perché è tornata al di sopra del livello di 1.32,8 e qui dobbiamo tenere conto di che cosa che il trend sembrerebbe essere mutato in quanto abbiamo avuto primo impulso la correzione un secondo impulso nuova correzione che è andata a poggiarsi sui massimi relativi precedenti e quindi attenzione perché adesso da qua potrebbe partire un nuovo movimento rialzista neozelandese eh, che dire ne abbiamo parlato ieri eh, era in fase lateralità poi c'è stata la spinta ribassista violenta proprio per la correlazione che ben conosciamo con l'azionario. Eh, vedete che ho già ritestato il livello di 0,66. Attenzione perché adesso potrebbe esserci un'eventuale estensione del movimento ribassista. Tra l'altro sono state candele con volumi crescenti rispetto alle precedenti, quindi questo è un segnale assolutamente da prendere in considerazione. Sterlina anche eh, qui vediamo che il livello di 1,30 ha retto, siamo eh, al ribasso. Dalla giornata di ieri oggi c'è stato un minimo tentativo di recupero, ma che sta già uh, rientrando. Occhio perché anche in questo caso potrebbe esserci un'estensione al ribasso e il supporto l'abbiamo in area 1,27. Per quanto riguarda l'euro-dollaro, eh, diciamo che sta reggendo meglio l'urto, vedete che oggi guadagna un più 0,21%, ieri candela ribassista ma meno pronunciata rispetto a quella della sterlina rispetto soprattutto a quella del neozelandese, il supporto qui è in area 1,17, se dovesse tornare sotto l'1,17 resta valida l'ipotesi che avevamo formulato tempo fa con un approdo in area 1,15. E chiudiamo con l'australiano contro oh, il dollaro americano, candela ribassista anche in questo caso molto pronunciata, un 1% di perdita, oggi c'è un tentativo di recupero, però attenzione perché anche in questo caso impulso ribassista che veniva dopo un primo impulso, la correzione, quindi un eh, 1, 2, 3, mh, il trend sembrerebbe aver invertito rotta e qui... Potrebbe anche partire un nuovo movimento ribassista, l'area di supporto è importante intorno a 0,70 e potrebbe essere un target ribassista da prendere in considerazione. E con questo direi che è tutto, io saluto chiaramente i le lettori di Investing, chi mi segue all'interno della community di Renato De Carulis. saluto chi mi segue sui miei canali social, iscrivetevi al canale YouTube, è totalmente gratuito, troverete queste analisi e altro materiale anche didattico gratuito lasciate un like se queste analisi sono di vostro gradimento e vi do appuntamento alla giornata di domani ciao a tutti